Bentornati e bentornati al vostro 38, ci troviamo di nuovo qui su Infamous Second Son. Andiamo avanti con la storia principale. Non lo so. Stavo pensando, ragazzo, quando mi hai inseguito su quei palazzi con gli elicotteri e tutto il resto. Sì, senti, mi dispiace per quello. No, dicevo, è lampante che sai il fatto tuo con i poteri di fumo che ti ho passato. Sì, beh, ho bisogno anche di un'altra cosa. Sei riuscito a fuggire dalla sua torre. Come hai superato quelle barriere elettrificate? C'è un trasformatore su un tetto dalla parte opposta. Devi disattivarlo, ma non sarà una passeggiata. Ha fatto blindare qualcosa e ci ha messo di guardia mezzo tiuppi. Beh, ma forse se collaboriamo... Ehi, la mia specialità è evadere da quei posti, non ficcarmici dentro! Abbiamo tutti un buon motivo per cercare Augustin. Ha rubato qualcosa a entrambi. Ma dobbiamo agire secondo le nostre regole, non le sue. Attiriamola fuori da quella fortezza. Solo così avremo una possibilità. Qualche idea? Conosci i due ragazzi che erano con me sul trasporto blindato? Non li metto in mezzo. Credo. Comunque, il mio figlio li ha presi. Cosa? Notizia fresca, ecco cos'era il casino lì prima. Oh cazzo. Avrà deciso di ammanettarli per compensare la mia fuga. Li ho fatti portare sulla grossa piattaforma di cemento che il DOP ha costruito fra le due isole. Dobbiamo aiutarli. Ok, c'è un molo di fronte a quella piattaforma. Troviamoci lì dopo il tramonto. Ci vediamo lì. Ma... Reggie, Eugene e Fetch. Sì, ho saputo. Anche io abbiamo elaborato un piano per attaccare l'isola, fare fuori i DUP di guardia e... Nelson, ci ho pensato su. Negli ultimi tempi sono già morte troppe persone. Persone normali. Normale? Sento cielo, Reggie, non dobbiamo tornarci, no? Non me la sento di causare altre vittime solo per aiutarti a liberare due bioterroristi. Reggie... Io sono un poliziotto. Queste cose le devo impedire. Senti, chiamami quando sarà finita, così torneremo a Solomon Bay. E Delsin, occhi aperti con Hank. Non mi fido di lui. Vabbè, lo puoi biasimare, oh. Cioè, ha visto... Vai che non lo puoi biasimare, è un uomo di legge, però anche lui, cioè... Anche se sta cosa di che hanno catturato Eugene... ma che ci fai qui? Senti, quelle sono persone e hanno bisogno. Non bioterroristi o conduit. Persone. Bravissimo. Grazie. Così dovrebbe essere il mondo. Grazie di molte più essere persone. Qui io. Che ci fa qui lo spirito? È mio fratello, ok? È venuto per me. Cosa hai in mente? Ho dato un'occhiata. Il punto migliore è il molo sul retro. Da meno nell'occhio. Voi potreste sfruttare il vostro dono del fumo e attirarli sul davanti. Io entro con la barca durante il diversivo. Perché vai prima tu? Perché sono un poliziotto e se mi procura una barca è legale. Se ne rubi una tu, ti sbatto col culo al fresco. Oh, fa sul serio. Fidati. Ci vediamo dentro allora, giusto? Sì, ci vediamo dentro. Occhi aperti, ok? Ascolta, ma cambia di nuovo. Iniziamo a fare casino, Augustin verrà ricorsa. Andiamo, so come arrivare all'isola senza essere visti. Cos'è successo? Ho visto Augustin ucciderti. Tu hai visto che mi catturava, tutto qui. C'è una bella differenza. Dicevo che non l'aveva visto che lo uccideva. Non dovevi portare il poliziotto, grosso errore. Cazzo, però io non c'ho il fumo addosso adesso. Non mi servirebbe? Dici che mi serve? Aspetta, c'è qua sopra. Torno subito. Un attimo, dammi tempo. Devo prendere questo. Ok, devo dire. Come missione fallita? Ascolta. Se andiamo lì e iniziamo a fare casino, Augustin verrà ricorso. Vabbè. Andiamo, so come arrivare all'isola senza essere visto. Andiamo. Cosa è successo? Ho visto Augustin ucciderti. Tu hai visto che mi catturava, tutto qui. C'è una bella differenza. Non dovevi portare questo grosso. Buffo. Ha detto la stessa cosa di te. In effetti si assomiglia, solo che uno è dall'altra parte della legge. Eccola. Cazzo, stava qua. Ehi, ne sei sicuro? Chiuso nella torre, ne ho viste di cose.
Un'altra cosa. Laggiù c'è anche uno di quei droni, quei cosi da cui prendi i poteri. Tu come lo sai? Non sarebbe male assorbire un'altra abilità prima di incontrare Augustin. Andiamo. Come facciamo a assorbire l'abilità? Oh! Potevi avvertirmelo! Ok, ecco il piano. Distruggiamo quei pilastri, loro sentono il baccano e scendono a vedere che succede. A quel punto li facciamo fuori e arriva Augustin. Sarà una cosa veloce. Questo cemento è davvero spesso. Ma dovremmo unire le forze per generare una scossa abbastanza potente. Facciamo un tentativo. Che ti dicevo? Scusa, non mi fidavo di te. Liscio come l'odio? Sì. E questo è solo l'inizio! Però non so quelli potenziati. Sono quelli normali. Oh wow! Così è più facile. Non è che è più facile, è più pulito. Che devi fa? Ah. Questo se lo faccio saltare? Muoio. No, per recuperare fumo. Nemmeno. Aspetta. Ah ok, scusa. Ci credo, li stiamo rompendo. Risparmiali per il DUP. Se non sbaglio io se colpisco la testa al volo. Ah! Ma dai? C'era bisogno? Sì, vabbè. Oh, ma che figa quella cosa. Perché non ce l'ho io quella cosa? Non lo uccidere. Ah ok, devi colpire le vene. Questo è per Carlton Kay, bastardo. Chi è Carlton Kay? In effetti non è che abbiamo saputo molto del passato di codesto uomo. Ma l'abbiamo abbattuto quello con la mitragliatrice, manco morto. Hank, smetti di passarmi davanti mentre sparo. Di grazia. Ah, ah, no, no, no. Non mi sto concentrando. Non si scherza per un conto il primario, idiota. Aspetta un secondo. Beh. Uniti nessuno ci fermerà. Potremmo mettercela tutta per fermare Augustin. Pronto per un nuovo potere? Sì, come facevi a... Svelto, sarà qui da un momento all'altro. Che devo fare? Porca miseria! Resti qui, sei spacciato! Ah, ok. Corri qui! Vediamo che poteri ho io! Dove sei? Ok. Ma in realtà non ottengo poteri dai nuclei, ottengo poteri dai conduit. Che c'è? Non ti fidi più di me? Non lo so, qualcosa non va. È meglio se chiamo Reggie. Merda, era una trappola. Harry, non mi hai delusa stavolta. Ho fatto come volevi, ora fai come promesso. Non avevo dubbi. Figlio di puttana, mi fidavo di te! Mai fidarsi di un criminale. Ti dovrebbero andare giuste giuste, ma non si sa mai. Ma ridaglia questa storia. Che volta ci ha salvato. Quando mio fratello scoprirà cosa hai fatto, vedrai che ti farà. Mi farà cosa? Quello. Grande Reggie. Ma hai mancato d'un soffio! Già, così impari a spararmi addosso con gli angeli. Dai, alzati.
Vieni qui che ti tolgo le manette. Ma non è colpa sua. Ah, cazzo, siamo senza lui. Ti copro. Non possiamo manco scattare. È ancora viva. Sta per tornare. E io non posso usare i miei poteri con questa merda di cemento addosso. Cosa diavolo è successo? Era una trappola. Hank ci ha tirati per far... Beh, speravo di poter scappare. Ti copro. Forse devo giocare una cosa del genere. Rich, okay. È ancora viva. Sta per tornare. E io non posso usare i miei poteri con questa merda di cemento addosso. Cosa diavolo è successo? Era una trappola. Hank ci ha tirati per farci uccidere da Auguste. Te l'ho detto. No, non capisco perché c'è. Cioè, non posso questo. Saltare, non posso. È una merda e le merde fanno merdate. Avrai anche dei superpoteri, ma non ti farebbe male ascoltare i consigli di tuo fratello di tanto in tanto. Beh, in effetti. C'è una torretta anche là. Però spara a raffiche. Forse c'è un sistema di surriscaldamento. Non mi sale. Ok. Presto, non posso affrontare Augustin così. Ho capito, non corri, non voli, non salti, non spari. Che te posso fare io? Aiaiaiaia. Vabbè, sì, scarica infinita. Ok, sali qua su. Ci provo. Come faccio a salire? Ah, merda. Ma che diavolo? No, tu stai scherzando. Cadroia. Penso io. Ci pezzi tu. Toglimi ste cazzo di cose. E poi non è che ti ha bloccato le gambe, ti ha bloccato le braccia, quindi tecnicamente potresti saltare e volare. Scusa, non ho più granate. L'ho fatto alla vecchia maniera. Cioè? Che sparo. Appoggia le mani qui. Fermo così. Oh cazzo. Ah, porco fatto. Non sapevo che era un traditore. Ok, avevi ragione. Se ti avessi ascoltato ora non saremmo qui. Ah. Siamo qui. Ah, sono Eugene e cosa? Ce la fai? Come ci tirerete fuori? Dovremmo sparare a quei cosi. Ecco un classico piano da super poliziotto. Super poliziotto inizia a piacermi, sai? Oh merda! Attenti! Cazzo! Basta, no, lascia stare il fratello, lascialo. Lascia stare mio fratello, brutta stronza! Oh mio Dio! Franci! No! No, 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 dai, non lo puoi far morire, dai, no, che storia di merda, no. No, un familiare, no. Marta, reggi. Darsene, Darsene, guardami, devi lasciarmi. No, no, ce la faccio, ascoltami, ce la faccio. Non ti devi beccare questo schifo. Cazzo, sono orgoglioso di te. No. Lo sono sempre stato. No, reggi, no. Ti voglio bene. Come fate piante? Io prima mi commuovo e poi mi incazzo come una bestia. Anzi, di bestia è poco. Maledetta! Oh, tu vai, andrai giù. E farei un botto che nemmeno una bomba atomica potrebbe. Ti raccalci, prendi la calci. Muori!
Tiranno ferito poi. Forse mi sto facendo... No, ma non è possibile. Presa. Mostro! Abbattila! Altro che abbatti. Ed è stato anche gentile. Ah, mossa tattica, stronza. Ah, neanche mi dà più la... La faccia... La cosa sottomettergli. Non me la dà neanche più la cosa sottomettergli. Come se il fratello lo... Lo teneva a freno, no? E boom, baby! Vedo che non hai perso la tua ironia. È abbattuto? Peso? Oh! Non sapevo di avere questa abilità. Chi è? Ah, quelli super verga. No, sentite. Oh, mi venire. Sta nel bombardarli nel momento giusto. Li ha sciolti! Letteralmente! No, ma... No, dai, questo è praticamente lui che si non si trattiene. Attenzione ai fianchi! Vabbè, ma lui c'ha una cifra di potenza comunque. Oltre che un po' di rinforzi che... Tecnicamente e qual direbbe a bala. Sì, qual direbbe. Move, move! Merda. Assorbi. Ah, ci sono anche gli altri poteri. Hai catturato la mia gente! Beh, in effetti è vero. Ricordiamoci ancora Betty. Finiamolo il video, dai! Non so quanto può essere utile. Quindi una volta che distrugge quei cosi... la raffica, la raffica. L'hai ucciso! Rompi questo per favore, grazie. Non vedo il neon. Perché? Ah, praticamente usa tutto. Poi farà usare anche il neon probabilmente.
Bersaglio singolo. Perché la telecamera ha fatto così? Vuol dire che è svenuto. Qui Coos Wyatt, in diretta dal luogo in cui si è svolto il recente scontro tra il DUP e un manipolo di bioterroristi. Come vedete, i resti della gigantesca struttura che ha ospitato la battaglia sono... Ha abbattuto tutto! Pensa quanto può essere potente in realtà quel ragazzo. Secondo i testimoni è il capo del DUP, Brooke Augustin, avvistata mentre tornava all'interno della torre di cemento. È ancora viva, al quartier generale dopo l'arrivo del DUP di 2 settimane fa. Per ora i nostri tentativi di contattare la Augustin non hanno dato esito. E gli brucerà parecchio, La notizia che alcuni cittadini hanno manifestato a supporto del DUP con la richiesta di porre fine alla rivolta dei bioterroristi a Seattle con ogni mezzo possibile. Per US TV News, qui Coos Wyatt, in diretta da Seattle. Cioè, moglie dovrebbe bruciata a morire sta cosa. Li dovrebbero bruciare di morire. È ancora vivo? Dimmi che anche gli altri due sono vivi. Dove siamo? Ah, eccomi. Perdona, su, su. Avevi ragione tu. Mi avevi detto di non fidarmi di Hank, ma io non ti ho ascoltato. E anche cosa ti ha detto che non... cioè, ma ti ha detto che non dovevi fidarti lui. Mo veramente sicuramente vorrà la vendetta. Sì. Che quel figlio di puttana. Vuole vendetta adesso. Dov'è? Hank Daughtry. So che aveva stretto un accordo con Augustin. Dov'è? Ma dov'è? Fino a 5 mesi lo sono stato. Ditemi dov'è Daughtry! Sei evito di farmi saltare in aria come un pedino. Va bene come linea di tiro? Dov'è? Cazzo! Avrei dovuto risparmiarne uno per farlo parlare. Almeno so che è ancora vivo. Devo solo trovarlo. Mi ha chiamato. Dovrei avere il suo numero nel registro delle chiamate. Eccolo. Ok, lo faremo nel prossimo episodio. Beh, è stato un episodio molto, molto... diciamo, sconvolgente per quanto riguarda la storia. Comunque vi ricordo che il canale si vi capita di commentare sotto e scrivermi in canale. Il prossimo episodio vedremo come andrà avanti, se deciderò veramente di ucciderlo oppure no. Però niente, ci vediamo prossimo video, ragazzi. Vi ricordo che con un gamepad alla mano si può cambiare il mondo. Bye bye!